come si fa ad arrivare fino a questo punto partendo da come sono partito io? Perché sì, i più veterani del canale se lo ricorderanno, i miei video prima non erano così ben illuminati, ben strutturati e ben fatti. Erano dei video casalinghi fatti da un ragazzino di 12 anni. Ma oggi voglio tornare indietro, voglio tornare molto indietro. Fin dal primo video, il mio primo video non avevo neanche il cavalletto, avevo il telefono poggiato davanti a me in verticale che riprendeva. Perché sì, oggi torneremo nel 2020, ma andiamo con ordine. Perché sì, per chi se lo ricorda, il primo video era girato esattamente così. Qua sotto non c'era questa scrivania, c'era qualcosa di un po' più colorato, però diciamo che più o meno l'inquadratura era questa e l'illuminazione anche. Vedrete una perdita di qualità in questo video incredibile, ma andremo sempre più a crescere. Perché il primo video era veramente girato così e non avevo il mio primo cavalletto, che poi in realtà il primo cavalletto non è neanche quello che andrete a vedere dopo, cioè quello che vi sto facendo vedere adesso in realtà. Il mio primo cavalletto non è stato neanche questo qua. Questo qui era un bastone da selfie che faceva anche da cavalletto. In realtà io giravo i video con il bastone da selfie, un altro bianco che adesso non ho più. E poi ho comprato questo, però adesso vi faccio vedere più o meno com'era l'inquadratura successiva al secondo video. Cioè il secondo video era girato in un altro modo, era girato con una specie di cavalletto come questo, messo così, che parlavo, e adesso ve lo faccio, vi faccio ritornare negli anni. Bene, questo è il secondo video invece. I miei vecchi video venivano svolti esattamente così, con la tenda tirata, e partivo sempre da questo angolo qua, che era maledettamente sempre buio. Io adesso, vabbè, intorno a camera sto spostando tutte le cose che uso di solito per farvi vedere le varie inquadrature, però sì, cioè questo era un mio video e li giravo tutti così. Cioè voi adesso non lo state vedendo, ma ho il bastone dei selfie che posso allungare e muovere. Cioè io posso mettere il telefono letteralmente laggiù, ma una volta non lo mettevo laggiù, cioè lo tenevo lungo così e andavo in giro parlando per tutta la camera. Cioè i miei video erano molto movimentati, era più o meno una roba del genere, no? Cambiavo posto, cambiavo camere e tornavo in questo angolo che, guardate che schifo, cioè è completamente buio. Adesso torniamo invece a qualche video dopo. Io ovviamente andavo sempre in giro col telefono, lo mettevo così, mettevo oltre la maniglia appoggiata così e andavo in giro a fare i video. Cioè stiamo parlando proprio di un altro livello, quello a cui sono oggi. Ma adesso passiamo all'altro modo che avevo di registrare la scrivania, perché è interessante. I miei primi video effettivamente erano girati proprio così. Cioè questo era lo sfondo che avete. Vabbè, scusate laggiù che si vede la gamba del cavalletto, ma era per metterli da qualche parte. Poi ho comprato un cavalletto che non ho più ad oggi, l'ho dovuto buttare, però era simile a questo qua. Per chi non lo conoscesse, questo qui è quello che ha le gambe snodate, è un simile Gorilla Pod. Ovviamente non vale i soldi che l'ho pagato. Non vi metterò il link di prodotti che nomino, perché non ho nominato nessuna marca. E avevo messo in pensione questo qua, che ormai era quello lì, il bastone del selfie che avete visto prima. E avevo comprato questo qua, che pesa un casino. Cioè, voi non avete idea di quanto pesi sto cavalletto. E se ci metto su la fotocamera che ho adesso, pesano insieme uno sproposito, che è veramente impossibile andarci in giro. Dopodiché ho comprato questo cavalletto qua, che in realtà è rimasto tale. L'inquadratura dei miei video è stata poi per sempre questa, cioè finché io non ho comprato quel cavalletto là, e adesso ve ne andrò a parlare anche, l'inquadratura dei miei video è sempre stata questa. E solo da quando ho comprato quel cavalletto lì mi sono girato per farvi vedere quello che vedo, se no voi vedevate sempre solo questo. Io i video ho imparato a farli in verticale, ovviamente già dal secondo video per fortuna,
ho imparato che il cavalletto doveva stare così, non dovevo tenerlo inclinato. Se non quando avevo la telecamera su, ma quello l'ho imparato poi più tardi, tengo, se ho questo, il cavalletto così ed è più facile da tenere, ma perché la telecamera pesa un po' di più di un telefono? Il telefono non avevo bisogno. Ma adesso passiamo al momento in cui ho comprato quel cavalletto lì che non ho potuto utilizzare se non girato come vi andrò a far vedere. Ed eccoci qua, nell'altro modo in cui, dopo aver finito il mio periodo in cui stavo girato così, parlando con un tipo di sfondo, siamo passati a questo sfondo qua. Chiedo scusa se non è proprio uguale a quando registravo i video, ma sono andato un po' in giro, ho comprato un sacco di cose, come vedete qua dietro ci sono un sacco di quadri, cose nuove. Però l'inquadratura era questa, io parlavo con questa illuminazione, cioè sono passato veramente, era forse meglio che io continuassi a registrare qua sopra perché almeno avevo una luce, cioè se io spengo questa luce, almeno non si sa come mai avevo capito che cos'era la retroilluminazione. Quindi avevo il retro bene o male illuminato, ma passiamo a quando ho comprato il softbox, che è quello che mi illumina la mia luce principale ad oggi. Ah sì, e tutto questo è ancora registrato col telefono. Questo qui era un mio vecchio video, aveva una buona illuminazione, ma non era chissà qua, sì, chissà quale cosa, perché dietro di voi c'è un softbox che mi punta dritto negli occhi. Avevo quelle luci là accese che sono oscene, perché non avevo un altro modo per registrare. Poi è arrivata lei, quella che adesso è la mia telecamera. Ovviamente era una telecamera spoglia rispetto a come ve la farò vedere, però era comunque una telecamera. Ovviamente ho fatto un sacco di video io col telefono girato così, cioè proprio erano tanti video. Non avevo ancora comprato neanche questi qua. Questi qua sono arrivati dopo la telecamera, dopo che ho capito cosa volesse dire girare un video serio. Avevo ancora la luce dietro accesa, però comunque avevo un set ben illuminato. Passiamo al set con la fotocamera, perché è cambiato anche il modo in cui mettevo il softbox. Scusate, ogni tanto mi impappino anch'io. Perché l'ho messo a 45 gradi invece che metterlo frontale a me. Comunque adesso vedrete come cambia la luce. Bene, questo è come sono poi finito per fare gli ultimi video prima di comprare delle luci e di capire che questa qua dietro andava spenta. Questa qui era ancora forse il mio modo di registrare pre-luci, pre-finito di acchittare due cose, ma se no tutto il resto l'avevo fatto con il telefono con questo accrocchio qua montato o sul telefono, sì, o sul telefono, scusate, o sul cavalletto grande o sul cavalletto di quelli lì piccolini. Comunque ho sempre avuto questo andazzo di registrare i video. Ora passiamo a come registro oggi e voglio portarvi proprio con me mentre preparo il set. Quindi vi sgancio da lì sopra e vi porto con me. Allora, ovviamente la luce è posizionata a 45 gradi, questa luce qua dietro ho capito che andava spenta insieme all'altra luce lì grande. Poi posiziono un faro qui, ovviamente caldo perché deve dare un contrasto. Quindi lo posiziono qua, lo accendo sul caldo. Soprattutto prima lo accendo, lo faccio diventare caldo e abbiamo una prima luce pronta e posizionata qua, bella calda, che scalda un po' l'ambiente. Poi, seconda luce, la metto sempre qua vicino al cavalletto. Anche questa l'accendo e la metto sul caldo e poi vado a spegnere la luce che c'è qua dietro. Così. Quindi abbiamo questo qua che è il mio set visto da dietro e invece così è un mio video. Questo qui è un mio video. Cioè adesso io mi metto qua davanti e questo qua è un mio video. Quindi benvenuti, come sono arrivato da zero, praticamente io non sapevo fare lo youtuber quando sono partito, non che adesso sia uno youtuber di fama internazionale mondiale,
Però sicuramente sono migliorato sia nel parlato che in un sacco di cose e non solo qualitativamente, perché dopo tutta questa roba qua ho voluto comprare uno stabilizzatore per continuare a portarvi contenuti sempre migliori. Stabilizzatore che ad oggi tengo qua dentro, quando mi serve lo metto in carica, se no lo tengo solo qua dentro. E lo tengo sotto là, così non si vede. Ho fatto cadere una luce. In realtà, prima della fotocamera, ho comprato una GoPro, su cui in realtà però non avete visto molti video con la GoPro. GoPro che è qui dentro la sua scatola, che uso in realtà d'inverno. Quindi questa qui è la mia GoPro. Non ci ho mai fatto un video, io che mi ricordi, in realtà sul canale non avete visti video con questa. Però ho anche questa qui che sicuramente troveremo il modo di sfruttare, stava cadendo. Però niente, questa è la storia di come sono riuscito ad arrivare qua. Ovviamente non avevo il computer, io montavo sul telefono qua su InShot e i miei montatori che ho avuto anche, quindi i miei file venivano sempre passati tramite AirDrop. Invece adesso trasferisco tutto, prendo la schedina, la butto lì dentro e monto i video. Sono passato da InShot, iMovie sul computer e poi DaVinci Resolver, che è il mio attuale programma di editing. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, io sono morto per fare questo video, sono veramente stanchissimo per fare un video così, perché mi sono mosso, ho fatto un sacco di cose. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like e iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdervi gli altri episodi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Perché invece se lo stesse chiedendo, questa qui è camera mia e diventa una camera, cioè da studio, vedete, io metto tutte le luci lì perché così quando tiro la tenna non si vedono più. Questa qui invece diventa camera mia, cioè da studio questa qui diventa camera mia, cioè è incredibile. Io in un secondo ho smontato il set e l'ho messo tutto lì. Quella roba lì e il cavalletto qui dietro che si appoggia così. Siamo a posto. Comunque nel video, chiedo scusa, mi sono dimenticato che tra la luce e tra il softbox e non avere la luce avevo la ring light. Quindi chiedo scusa se mi sono dimenticato di nominarla. Comunque sappiatelo. Ci vediamo nel prossimo video.